prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico è una bella soddisfazione. Sicuramente, per noi il Baiardo è un campo nuovo, quindi è in casa, ma anche noi dovevamo scoprirlo. Siamo contenti di averlo fatto con una vittoria contro una squadra comunque ostica e quindi niente, 3 punti importanti per la classifica. Alla fine della partita si è quasi rischiato di subire un gol. Cosa c'è da migliorare? Ma sicuramente siamo alla seconda di campionato, andasse già tutto bene, adesso sarebbe è impossibile, diciamoci la verità. Però è vero, all'ultimo secondo abbiamo rischiato, però è anche vero che forse è l'unica occasione che hanno avuto gli avversari, quindi bisogna vedere per le partite sui 90 minuti. Bisogna stare attenti fino al 90esimo e pensare che, non, che le partite durano appunto 90 minuti e non dare mai per scontato nulla. Forse un po' di stanchezza, perché in questo periodo della stagione ci sta anche questa, e niente, però sono contento della prestazione. 2 partite, 0 gol subiti è un dato importante che ci portiamo con noi. Quali sono le squadre da battere nel campionato? Quelle che ti fanno più paura? Paura nessuna, rispetto per tutte, perché noi abbiamo visto 2 partite, sinceramente posso giudicare questa la Superba, sicuramente un'ottima squadra, dalla filo della torcia a tutti, penso che oggi abbia vinto contro la Genovese in trasferta, quindi il pareggio di sabato scorso viene ancora di più rivalutato. Poi ci sarà il Bargagli, sicuramente, che ha fatto un'ottima squadra, ci sono dei giocatori che avevo come l'anno scorso molto bravi, ci sarà sicuramente il Cogoleto, però adesso sono 2 partite, è ancora presto per definire delle favorite. Poi l'anno scorso, ad esempio, ha vinto il campionato di Santolcese, che sulla carta magari molti non conoscevano, aveva dei giocatori importanti, però ma la carta nessuno lo annoverava tra i favoriti e poi ha vinto il campionato. Quindi il campionato è difficile per tutti, noi ci siamo comunque, questo è sicuro.